l'esempio di questo team che ha trovato la congiunzione più fortunata in merito ai docenti. Docenti interessati, la giornalista, scrittrice, oltre che ottima docente in via di decollo, sempre per una carriera splendente. Abbiamo avuto docenti come la Gianni Ada, professori che hanno sempre connotato il loro lavoro, il loro rapporto con i giovani. Di amore, passione, interesse, i risultati nel corso degli anni li abbiamo visti. Abbiamo avuto la Giusy Serpe, abbiamo avuto, ecco, la Balzano, anche lei, dopo un'esperienza nella scuola primaria, perché io ritengo che il buon docente, l'ottimo docente, per esperienza, diciamo, ecco, è la docente che ha avuto modo di sperimentarsi con varie età di giovani e in varie situazioni. Ebbene, io credo che quando c'è questo interesse, e nella nostra scuola si è avuta questa congiunzione, senz'altro si aprono delle piste. Piste che l'anno prossimo potrebbero trovare degli sviluppi ancora più interessanti. Poi voglio evidenziare, così come hanno fatto i docenti, che questo lavoro è stato prodotto in un momento in cui eravamo a distanza. E mi ha molto colpito l'espressione della docente, proprio della professoressa Gianni Ada, quando ha detto: la didattica a distanza in questo caso ha abbassato, ha usato proprio questo termine, le distanze, ci ha avvicinato. Allora io, riferendomi anche ai quesiti che ha fatto il dottor Abbamonte, Ronald, io sulla didattica a distanza, su questa modalità, la didattica a distanza, la didattica integrata, hanno modificato profondamente il fare scuola. E io con il mio collegio dei docenti stiamo analizzando attentamente quelle modalità che ci possono servire anche per il futuro, per non perderle. Le abbiamo dovute imparare in maniera tempestiva, veloce, però ci sono senz'altro queste modalità ci hanno permesso di acquisire delle tecniche, delle strategie, delle metodologie. Alcune sono valide, prendono i nostri giovani, li catturano e allora devono far parte del nostro bagaglio. Ma se parliamo della relazione, io ho seguito un webinar molto interessante di dirigenti in questo periodo, ma la didattica a distanza riesce a raggiungere i nostri giovani, ma non è fredda, non è. Ebbene, si metteva in evidenza come quando c'è la passione, l'interesse, l'attenzione per l'altro passa anche attraverso un monitor, passa anche attraverso lo schermo. E allora io sono convinta che questi docenti, questa scuola ha cercato, perché è stata la nostra parola, la nostra parola d'ordine fin dall'anno scorso, quando da un giorno all'altro ci siamo dovuti catapultare in questo nuovo mondo. Attenzioniamo i nostri giovani. Più del piano, della programmazione, dei contenuti che poi sono venuti, che poi è stata una necessità, più di tutto seguiamoli, non li facciamo sentire soli. E io credo che per quelle che sono le risposte che hanno dato i nostri genitori, che davvero ci
evidenza l'operato fatto, vuol dire che questo l'abbiamo raggiunto in gran parte. Allora, per ritornare al nostro discorso, io credo che l'amore che i docenti e voi adulti che vi interessate di formazione avete, voi ci avete dato un input che noi abbiamo sviluppato, e allora questi giovani senz'altro, come la Valeria, ecco, con la sua esuberanza ha messo in evidenza, io penso che se noi abbiamo fatto passare attraverso questa esperienza l'amore per la lettura, e oggi ne abbiamo, soprattutto oggi, più che mai ne abbiamo bisogno, per diversi motivi, non solo perché sappiamo che si legge poco e si legge sempre di meno, ma in un mondo tutto concentrato sul mezzo informatico, ancor più dobbiamo sull'immagine, sul flash dell'attimo, allora ancor più dobbiamo dare la possibilità ai nostri giovani di leggere, per avere la possibilità di attenzionare, ecco, l'attenzione, lo sviluppo dell'attenzione, di maturare interesse, che solamente leggendo con i propri tempi, non con i tempi di qualcun altro che ci vuole rapidi, ci vuole altrimenti perdiamo oppure cade la connessione, no, con i nostri tempi, allora se noi siamo riusciti, perché amiamo noi leggere, scrivere, immaginare, esprimere le nostre idee, confrontarci, non perdere il contatto con l'altro, allora io credo che senza dubbio il prossimo anno noi cercheremo di continuare questa, avrà probabilmente sviluppi diversi, modalità diverse, ma senza dubbio, ecco, senza dubbio, per quella che è la classe con cui noi oggi ci stiamo rapportando, bravissimi ragazzi, conoscendoli uno per uno, io credo che se hanno fatto questo lavoro è davvero meritevole, perché hanno dato il meglio di loro stessi. Allora io credo che senza dubbio, non solo l'anno prossimo che cosa maturerà, ma senza dubbio che abbiamo lasciato il seme in questi ragazzi per una sana lettura. Poi l'incontro con l'autore li ha proprio entusiasmati, andare oltre quello quanto si legge, quanto diciamo, e porsi delle domande, ecco, lo hanno fatto in maniera brillante. Io credo che allora anche noi adulti che ci interessiamo dei giovani possiamo essere soddisfatti di questa iniziativa e dei risultati raggiunti. Non sono riuscita a rispondere in maniera, non so, il fumetto è una congiunzione tra adulti e giovani. Non so se l'anno prossimo si crea la magia. Io credo che per chi, ecco, per chi coordina, per chi dà degli input, bisogna sempre saper cogliere il momento, e ogni momento ha una sua connotazione. Una cosa rimane, è che l'importanza della lettura, della scrittura, del dare forma di fumetto, forma di tante rappresentazioni grafiche che possiamo avere, e far esprimere i nostri giovani. E i nostri giovani, questi giovani, quelli che oggi stanno con noi, senza dubbio lo faranno.